di Skylar Spencer. Ancora Corey Davis, seguito come un'ombra da Michino. Non c'è movimento da parte dei compagni, in isolamento viene bruciato Michino da una grande partenza di Corey Davis. Si torna da Michino, esce per il blocco Williams, Michino interrompe il palleggio, scomoda porzione di campo per Dell'Osto che deve forzare la tripla, trova un canestrone e riceve subito Zerini, ben distante da canestro, va da Uglietti. Ottimo lavoro, ora circolazione del pallone per liberare. C'è l'errore però al tiro di Jordan Howard. E allora Ruzzerdi qua, ribalta per Bartley che cerca la tripla sul più uno con un centinaio abbondante di secondi da giocare. E Frank Bartley che prova a sfruttare il blocco di Vildera, schiaccia dentro Vildera. Ancora Joe Young, palla dentro per Jacory Williams, difficile da gestire, la raccoglie Ruzzer che va dentro in transizione, la deve scaricare fuori, la gestisce per Bartley che va a tirare da tre con le mani di Michino in faccia. Va da Bartley che vuole attaccare dal palleggio Joe Young che frana a terra Frank Bartley, altra tripla di classe cristallina. Tanta dea bendata per un giocatore che mette sempre il cuore oltre l'ostacolo. Qui bellissima la palla schiacciata dentro e ha staccato minimo la spina dal punto di vista mentale. Ora arresto, tiro elegantissimo, elegantissimo Ruzier, l'aiuto forte della Jevi, si va in angolo da Gaines, è la sua mattonella e lo dimostra con una tripla di importanza davvero fondamentale. Michino si butta dentro con un'ottima giocata, non c'è la chiusura di AJ Packer. Zerini, Joe Young, il talento di Joe Young dalla media distanza, altro canestro di 5 secondi per il tiro di Napoli. Michino contro De Angeli, deve forzare la conclusione, stoppata a sua volta di De Angeli e allora Bartley di là va in transizione a schiacciare una mano, lo stesso che era ancora buono per Napoli, ma poi ci ha messo la manona sinistra anche De Angeli che lancia la transizione di Frank Bartley che va ad inchiodare una schiacciata davvero terrificante che vale davvero platino dopo Scafati e il doppio blitz. Vediamo Bossi che vuole chiudere con la festa personale, la tripla di Stefano Bossi. Si va con l'ultima conclusione di Michino che non va, finisce 8-5, 6-8 con Bossi che aveva chiuso il secondo periodo con l'ultimo canestro, quello del 42-34.